Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi torniamo a parlare di alimentazione e postura e lo faremo con Grazia Aiello che è in collegamento con noi da Pozzallo in provincia di Ragusa. Buonasera Grazia e benvenuta. Buonasera a voi e ben ritrovati. Allora, Grazia, qual è la correlazione che c'è tra la postura e l'alimentazione e quanto l'alimentazione può incidere su una corretta e adeguata postura? Tra alimentazione e postura c'è molto da dire. Noi abbiamo parlato la volta scorsa di postura, orientarsi nello spazio, adattarsi in un ambiente e tutto ciò è influenzato dagli organi di senso che ci in qualche modo modulano all'interno dell'ambiente in cui noi siamo. Ma c'è un fattore che non appartiene agli organi sensoriali, ma fondamentale per quanto riguarda la postura, soprattutto sotto l'apparato, la struttura apparato muscoloscheletrica ed è il peso. Il peso, come ben sappiamo, influisce, incide su quello che è tutta il raghi della struttura, le articolazioni. Questo quando parliamo di sovrappeso. Ma c'è anche un valore molto importante che poco viene tenuto in considerazione, anche la perdita eccessiva di peso. Tutto ciò che comporta sotto l'aspetto infiammatorio è nell'acquisizione, quindi eccessivo peso e allo stesso tempo nella perdita eccessiva. E quello che comunque tutto ciò comporta nei parametri organici, muscolari, metabolici e nell'aspetto racchiuso sotto l'aspetto infiammatorio. Quindi grazie, abbiamo visto come l'alimentazione c'entra e come con la nostra postura, ma uno stato infiammatorio come può influenzare la nostra postura? Quali ripercussioni può avere? Allora, sia in acquisizione di peso che in perdita di peso si innescano dei parametri infiammatori. Nel caso della perdita del peso, specie quando vi è un'alimentazione squilibrata, carente e non equilibrata, si innescano dei processi di catabolismo che attivano una serie di processi infiammatori che vanno ad aggravare non solo sotto gli aspetti metabolici, funzionali, energetici, enzimatici, ma se noi ci riferiamo sotto quello che è il nostro interesse, quindi l'apparato muscoloscheletrico, si innesca un processo infiammatorio che va a gravare sulle strutture, articolazioni, colonna e da lì un status infiammatorio che si protrae nel tempo, che da acuto diventa cronico, nel tempo va a comunque scatenare delle patologie che oggi conosciamo come patologie problematiche reumatiche, quello che più banalmente conosciamo come la semplice artrosi, ma se questo lo consideriamo solo sotto l'aspetto dell'apparato muscolo-scheletrico, poi ci sono altri fattori la cui infiammazione ha ripercussione sulla muscolatura, sul funzionamento organico, tutto quello che sono i processi energetici fondamentali per la nostra salute, per la nostra vita, per la nostra vita quotidiana, comunque per poter svolgere quelle che sono le funzioni vitali in piena salute. Perché avviene ciò? Cerco di farlo molto sinteticamente, molto semplice, perché dietro l'aspetto infiammatorio c'è un mondo dietro, sia quando ci nutriamo male, in carenza o in eccesso, il nostro corpo si difende e praticamente si innesca il processo infiammatorio per cui interviene l'istamina. L'istamina attiva il nostro sistema immunitario attraverso i mastociti e il nostro sistema immunitario ci difende da quello che sono gli elementi patogeni, i virus e quant'altro, ma ci difende anche quando attraverso l'alimentazione noi acquisiamo
elementi, micro e macro elementi non salutari, il che innesca quella azione da parte dell'istamina che cerca in qualche modo di difenderci o comunque di innescare quel processo di difesa, ma a lungo andare sviluppiamo delle malattie, delle patologie. Guardi che l'alimentazione e il peso vanno di pari passo, perché un carico eccessivo strutturale sul nostro apparato muscolo-scheletrico ci rende le funzioni quotidiane difficili. È ben noto che l'eccessivo peso ci rende difficile quelle che sono le attività motorie del quotidiano, salire le scale, sederci, fare un'attività, ma oltre a quello che il carico sulla nostra struttura che va a consumare quello che sono gli snodi, concorre quel processo infiammatorio e quindi da parte del sistema immunitario che va comunque a difesa delle nostre strutture, per su ogni singolo organo, su ogni singola struttura, su ogni singolo elemento, tessuto, anche il tessuto muscolare. Pensi, oggigiorno vi è di moda seguire delle diete perché vogliamo tutto subito, perché vogliamo ottenere quello che magari negli anni abbiamo avuto in modo scorretto, abbiamo avuto un comportamento scorretto e magari in poche settimane vorremmo ritornare nel peso forma attuando delle diete o comunque degli stili alimentari non adeguati. Oggigiorno va di moda la dieta chetogenica. Attenzione, non è mio ambito, non è mia competenza, però la chetosi sviluppa e comunque avvia quei processi alquanto articolati, chiamata chetosi, che a lungo andare intossica le nostre cellule, e noi siamo un insieme di cellule, i nostri tessuti, i nostri organi, è un insieme di cellule che dà origine al nostro corpo. Quindi quando i nostri tessuti, i nostri organi, la nostra struttura si intossica, produce radicali liberi e a difesa il sistema immunitario produce istamina. Qui si innescano delle evoluzioni degenerative che portano a malattia. Ritornando a quello che in ambito posturale, o comunque in ambito ortopedico, reumatologico, noi la conosciamo come i semplici reumatismi, le semplici artrosi. È vero, sì, che alla base ci sono delle condizioni genetiche, predisposizioni, ma è il nostro comportamento che induce e scatena quello che eventualmente potrebbero essere delle patologie che portiamo nel nostro bagaglio genetico e a seguito di comportamenti alquanto non corretti poi scateniamo. Tenga conto che nell'alimentazione c'è un altro fattore da tenere in considerazione: lo stress, perché il processo infiammatorio attiva comunque lo cortisolo, che è un ormone, l'ormone dello stress. È una cascata, una catena, un effetto domino di situazioni ormonali, enzimatiche, energetiche, tali da richiamare l'azione di altri elementi fondamentali, di altri ormoni. L'ormone dello stress attiva un ormone che va a braccetto, che collabora con esso, ed è l'insulina. Paradossalmente, tanto più mi stresso, tanto più renderò sensibile al suo lavoro l'insulina. L'insulina è l'ormone dell'accumulo, che si aziona non solo dietro un fattore stressogeno, e dietro il fattore stressogeno vi è l'infiammazione che grava su tutti gli organi, su tutte le strutture, ma l'insulina è anche l'ormone che regola l'assimilazione
energetica, sotto forma di scorte di energia, tutto ciò che proviene attraverso la nostra alimentazione dai carboidrati, sin da quando introduciamo il cibo in bocca attraverso la amilasi, il carboidrato viene in qualche modo scisso e da lì inizia il primo processo digestivo. Tanto più io renderò sensibile l'insulina ai nostri cattivi comportamenti alimentari, cattivi comportamenti del quotidiano, automaticamente noi ci predisponiamo ad una patologia, quella che oggi è ben diffusa, il diabete. Diabete, ustura, infiammazione, cortisolo sono tra di loro, hanno una grande correlazione, un'importante correlazione. Quindi sì, postura quindi, ha correlazione, ha fondamentale importanza con l'alimentazione. Tenga conto che, ritornando al processo del catabolismo, quindi la perdita eccessiva, l'insufficienza di alimenti, di micro e macro alimenti che ci mantengono in vita, porta anche a un deficit energetico, perché ogni singola nostra azione, ogni singola azione che fa il nostro organo ha bisogno di energia, e certi processi energetici necessitano, grazie alla collaborazione di un attivatore, di più attivatori, che sono comunque vitamine, la vitamina D, il calcio, il magnesio, ogni nostra singola cellula, per poter svolgere la sua funzione energetica vitale, per tenerci in vita, ha bisogno di questi micro elementi che vanno comunque introdotti da una giusta alimentazione. Quindi una scarsa alimentazione porta un deficit energetico, malfunzionamento organico, quello che noi oggi traduciamo in diminuzione del metabolismo, stress, cortisolo, insulina, istamina e, per a termine, infiammazione. Oggi, tra l'altro, abbiamo un'alimentazione definita spazzatura, perché lo stress, lo stile di vita alquanto frenetico ci porta a consumare cibi veloci, quindi insaccati, scatole. Ovviamente qui è un processo di elaborazione industriale tale da... nei quali alimenti vi sono dei conservanti, agglomeranti, addensanti. Quindi anche la qualità del cibo che andiamo a introdurre è fondamentale. Ma ci sono delle strategie che possiamo adottare per ridurre lo stato infiammatorio? Se ci sono, grazie, quali sono? Allora, ridurre lo stato infiammatorio, innanzitutto un corretto stile di vita, iniziando con un'attività, con una vita sana, cercare di avere un po' di ordine in quello che è il quotidiano, e sotto l'aspetto alimentare iniziare a fare delle scelte, mangiare una cosa piuttosto che un'altra, iniziando innanzitutto con la riduzione dei carboidrati raffinati. Il dover dire diminuire il carboidrato è errato, bisogna per lo più terminare la frase e dire riduzione dei carboidrati raffinati, perché il carboidrato non va eliminato, non va assolutamente eliminato, perché a noi serve lo zucchero per far funzionare il nostro organo, anello centrale che è chiamato cervello, nel quale vi si svolgono delle azioni, delle funzioni che poi indirettamente e direttamente agiscono sugli altri organi, cuore, fegato, milza, strutture scheletriche, muscolari e quant'altro. Quindi iniziare a fare una scelta: mangiamo e torniamo a mangiare come un tempo, quindi dieta mediterranea, ma non adattata in era moderna, utilizzando e attingendo elementi raffinati. Ritorniamo un po' quello che è l'origine, quindi andare a scegliere quelli che sono gli alimenti grezzi integrali, introdurre
nella propria dieta settimanale più fonti di proteine vegetali come i legumi. Attenzione, apriamo una parentesi, il legume non è proprio una proteina. Il legume ha un range di aminoacidi che, se uniti ad altri aminoacidi presenti nei carboidrati, diventa proteina. Quindi il legume va associato ad una porzione di carboidrato complesso. Riso, magari riso integrale, il pane, magari pane integrale. Evitiamo prodotti raffinati perché tanto più un prodotto subisce il processo di raffinazione, quello industriale, tanto più sarà facile per il nostro organismo nell'essere digerito. Tanto più la velocità con cui noi digeriamo, comunque assimiliamo quell'elemento chiamato carboidrato, tanto più la risposta sull'insulina, cioè quell'operaio, quell'ormone che ha il compito di regolare tutto quello che è il processo energetico da parte dei carboidrati, diventa veloce, porta un lavoro in affanno e quindi ci rende sensibili, o meglio, rende sensibile l'insulina e ci predisporrà ad aumentare il peso. Per cui la scelta di elementi a basso indice glicemico, vediamola non come un eliminare il carboidrato, ma vediamolo come un tenere a bada una serie di ormoni che tra di loro si regolano e che ci permetteranno di tenere a bada tutta una serie di cascate, di processi che poi daranno origine a questioni, a processi infiammatori. Mi dirà, ma io come faccio a regolare l'insulina? Ad ogni elemento c'è sempre un altro elemento antagonista. All'insulina vi è l'ormone glucagone, il quale viene in qualche modo attivato attraverso la nostra alimentazione con il giusto apporto di proteine o in caso di omega 3. Dove voglio arrivare? Qualsiasi sia il nostro pasto, vi faccio questo esempio, qualsiasi sia il nostro pasto, immaginatelo come un vassoio immaginario, dentro quel vassoio dobbiamo mettere quella porzione di fibre che proviene comunque dalla verdura cotta o cruda, e da lì iniziamo a scegliere se far uso di verdura cruda eventualmente a pranzo è più facile da digerire rispetto alla sera, magari optiamo per le verdure cotte. E un'altra quota di carboidrati, e non dovremmo sforare i 60%, 55-60%, e l'apporto di 15-20% di proteine nello sportivo o comunque nei bambini al di sotto dei 20 anni e negli anziani al di sopra dei 60, l'apporto proteico sale anche a 25%. Una volta aver individuato, immaginato il nostro vassoio, ricordiamoci che qualsiasi sia il nostro pasto, una quota deve essere proteica, quindi che sia carne. Ovviamente ponderiamo e scegliamo magari il pesce, delle proteine di origine vegetale, che comunque non inducono il processo infiammatorio attraverso la stimolazione dell'istamina che va a stimolare il nostro sistema immunitario. La scelta dei giusti elementi, la giusta combinazione degli elementi ci porteranno e porteranno in modo graduale il corpo a ritrovare la propria salute, anche il proprio peso. Di conseguenza ci ritroveremo in una condizione tranquilla, di salute, senza doverci preoccupare del chilo in più o del chilo in meno, senza dover attuare quelle diete disastrose che a lungo termine porteranno il nostro corpo in uno status di catabolismo. Catabolismo è autolesionistico. In un caso in cui il nostro corpo ha un range energetico inferiore a quello che è il processo metabolico basilare, vale a dire in una donna in stato vegetativo
il metabolismo basale è circa 1200-1300, ma se io faccio una dieta al di sotto di quella quota energetica, io indurrò i miei organi attraverso il comando del pannello centrale chiamato cervello a dover rimodulare e dovermi accontentare delle quote energetiche che mi ritrovo e suddividerle ai vari organi, i quali dovranno comunque accontentarsi di quel poco per poter svolgere le proprie funzioni e iniziano a zoppicare. Patologia, disfunzioni, ma andiamo anche nell'apparato digestivo, le cosiddette famigerate disbiosi, malassorbimento, permeabilità del colon, e da lì poi i vari morbi o comunque patologie legate al sistema digestivo. Dietro l'alimentazione non vi è solo postura. Forse la postura è la parte estetica, quello che noi recepiamo subito, magrezza o sovrappeso. E questo è importante, perché se la nostra struttura è ben forte e ci permette di contrastare quello che sono tutte le interferenze del quotidiano a cui siamo posti e sottoposti, partendo dalla forza di gravità, riusciremo in qualche modo a espletare quello che sono le nostre funzioni vitali nel miglior modo, nello status ottimale. Se poi aggiungo dei comportamenti a tavola errati, e la mia struttura inizia a inceppare, le mie articolazioni iniziano a non avere più quel liquido lubrificante chiamato liquido sinoviale, iniziano quei scricchioli articolari, la cartilagine si consuma, inizia al ginocchio la gonartrosi o all'anca, al femore, la coxartrosi, la spondilartrosi e quant'altro. Per cui vediamo l'alimentazione e facciamoci seguire da chi è di competenza, non vestiamoci da specialisti e non inventiamoci diete del momento che a lungo termine graveranno sulla nostra salute fisica ed organica. Benissimo, grazie. Io ti ringrazio moltissimo per i consigli pratici che ci hai dato e spero di rivederti presto. Grazie, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci e buona serata. Alla prossima. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.